benvenuto a tutti quanti, quindi sono veramente felice di essere qui. Spero che questo nuovo brand che abbiamo rilevato sia in grado all'altezza degli altri brand di dare qualcosa di diverso rispetto ai soliti concorsi che si fanno. Quindi noi daremo via un po' al concorso, a un format televisivo legato e a un magazine. Se questa serata vi piace, di contattarvi, di contattare l'Imperium per tutti gli eventi da oggi in poi. E questa è l'altra scommessa. Accanto a me, Domenico Chierichetti, insieme con Silvia De Lucia, per quanto riguarda la parte musicale e service. Un applauso. Valentina Tacchi, editrice del Faro, giornale di rete di lingua e direttore di Miss Parade Magazine. Per fare gli altri velocemente. Poi ancora Serena Petrella, presentatrice format di musica, proprio di Miss Parade, staff organizzazione di Lato Nascoli. Ancora Paolo Franceschini, staff organizzativo e videomaker event su Lato Miss Parade. Che già bella postazione. Ciao Paolo! E poi ancora Patrizia Lartino, responsabile organizzativo su Lato Backstage. So che c'è, eccola qua. Ciao Patrizia. Patrizia Lartino, staff organizzatrice Lata Backstage. E poi Federica Lucini, staff organizzazione Lata Backstage. Ciao, salutiamo anche Federica. Ella Presti, presentatrice del concorso nazionale di bellezza Miss Parade Artista. E poi abbiamo Isabetta Viaggi, artista testimonial di Miss Parade e Miss Livello della società del 1985. Ma questo è tutto quanto lo staff per quanto riguarda Miss Parade. Congeliamo lo staff e mi tengo Elena Presti. Grazie perché qui in questo splendido locale che non conoscevo. È un bellissimo, bellissimo locale. Complimenti al proprietario, un applauso anche per il proprietario. Allora Elena, tu sei reduce anche dei tuoi insomma ultimi impegni artistici, sì. Sei impegnata in radio e televisione e ci vedrai insieme anche in questo nuovo viaggio con Miss Parade. Esatto. Ringrazio sempre Gianni Gandhi della Mediterranea Spadaccia, il mio produttore e compositore. Un applauso per Elena Presti. Grazie, grazie. Thank you.
che sfideranno per la linea fescica di Federica Mancini, che è qui tra l'altro anche nel nostro staff, con tre abiti realizzati proprio dalla medesima. Quindi esce dal backstage per voi, per la linea fescica, Morena Paoli, Miss Reginetta, eccola qua, Italia. Thank you.
accompagnati dagli applausi, mi raccomando. E adesso, dopo Alessia, al concorso arriva anche Carolina Forzoni. Grazie Carolina, e arriva Suani Marini.
Giovanni Marini, Luana Cervino, Desiree Dominici, Jennifer Santucci, Simona Novelli, Silvia Serenini. Mettete tutti davanti, voglio sentire dal cuore un grande applauso. E alla sua scrivista, Gabriella Romeo. Fate passare anche Gabriella, si mette in mezzo a voi. E devo fare i complimenti a queste ragazze, le belle e brave. Fatevi solamente scelta, guardate il video con la telecamera. Allora ragazze, a questo punto, grazie Gabriella Romeo, grandissimo. Ragazze, come direbbe Barbara Russo, potete rientrare con la stessa eleganza come faceste entrare. Grazie ancora, ci vediamo da poco per il perfetto. Tutto bene da queste parti? Monica, Romeo, tutto bene? Vado a chiamare la nostra testimonia che fa parte anche del nostro staff. Lei in una sua nota dice c'è ancora gente che crede sia brutto essere sorda, invece no, sono fiera di esserlo, sono originale e particolare, la verità non si nasconde, di preciso sono solo sorda ma non muta, non sordomuta. Elisabetta Biaggi, Miss Modella, Miss Italia 85, artista, tutte le opere realizzate sono firmate con il nome d'arte Elisa Biaggi, un applauso. Applauso questo, non sta morendo qualcuno. Il cibo. Per voi Elisabetta Biaggi, di qua voglio vedere anche l'applauso di qua. Allora, a questo punto, visto che ti rimane accanto a me, entrano tutte quante le 11 concorrenti. Buonasera a tutti. L'organizzazione aveva pensato che dovessi scegliere io, ma io sono in enorme difficoltà, per me entrambi le finaliste sono bellissime, per cui mi assumo totalmente la responsabilità di invitare Elisabetta e premiarle entrambe stasera. Imperium premia due vincitrici. Un applauso alle vincitrici.
Fede Rossella vicino a me. Siamo separati stasera. Però sempre lì, eh. Adesso passiamo alla premiazione delle altre ragazze, tutte bellissime, che comunque come ha precedentemente detto Rossella, siete tutte quante in finale. Ok? Federica e Fabiana premieranno le altre ragazze. I'm not the same.
easy to try.